Ah, finalmente, che bello si registra un nuovo video di anteprima sul divano che è una merda. Perché è una merda? Ma qui nessuno che me lo sistema? Uno deve fare tutto da solo. Cos'è sta roba? Filtro antipopper, cosa me ne faccio? Magliette, cose. Ma si vede ancora quella merda di termosifone? Queste cose si potrebbero anche sistemare un attimo, no? Pikachu, il cacodemone, Spider-Man, che cazzo c'è? Vabbè. Cos'è? Che schifo. È un po' troppo puccioso? Vabbè, chi se ne frega. Luci? Dopo un sacco di tempo torniamo in una bellissima anteprima. Una bellissima anteprima di The Outer Worlds. Let's get started. Prima di cominciare, no, non sarà definitivo neanche quello che state vedendo ora. Sto ancora modificando la mia camera, come avrete visto nei vari vlog, e si sta evolvendo la situazione, tranquilli. Porca vacca, si sta già surriscaldando la telecamera? Ok, fermiamoci un attimo, ragazzi, un minuto di pausa. Dai. Facciamola un po' più rilassata questa. Prima di tutto vorrei ringraziare i ragazzi di Private Division per avermi invitato a questa ficcantissima anteprima. L'ho apprezzato particolarmente e devo essere sincero, il gioco mi ha stupito più di quanto voi possiate immaginare. Immagino sappiate già di che tipo di gioco stiamo parlando, ma ve lo illustro un po' con calma. Abbiamo per le mani un GDR, non a turni, ovviamente, molto molto action, più action di quanto ci si possa aspettare, poiché si spara. Si spara parecchio ed è anche bello farlo. Partiamo subito dalle cose che mi hanno convinto. Mi è piaciuto moltissimo sparare, mi è piaciuta molto la quantità di armi, ma soprattutto la cosa che mi è piaciuta di più è l'interazione con gli altri personaggi. Nel gioco abbiamo la possibilità di andare in giro con due companion, non mi ricordo se ce n'è uno in più, ma se non erro sono solamente due. Ed è una cosa abbastanza normale. La cosa che mi ha stupito invece è quanto sia profondo il rapporto che si può creare tra il protagonista e il companion. Il companion stesso non solo ti può dare delle quest, ma può anche interagire con NPC terzi che si trovano in giro per il mondo. E questa cosa l'ho trovata veramente, veramente interessante. Perché non è facile fare una cosa del genere, non è semplice creare così tante linee di dialogo. Immaginate parlare in prima persona con un NPC che ti risponde, ma per ogni risposta che ti viene data c'è un secondo personaggio che dice la sua, fa la battuta, insomma, molto molto bello questo fattore qui. Ed è assolutamente la cosa che mi ha colpito di più e che mi è piaciuta di più. Quindi la possibilità di vivere la propria avventura viene ampliata tantissimo da tutte queste varie scelte. Non ho potuto provare moltissimo il gioco, in realtà sì, ma non ho potuto registrare moltissimo di quello che invece vi vorrei far vedere, ovvero l'inizio del gioco. L'ho adorato. Ho adorato la parte iniziale, quando ti viene presentato il personaggio, ma ti viene presentato soprattutto il personaggio che ti avvia a questo mondo da esplorare. Tanto humor, molto dark, mi è piaciuto particolarmente tanto. Ad esempio, dovevamo trovare un personaggio secondario che ci avrebbe dato altre quest una volta discesi dalla nostra navicella e sfortunatamente lo avevamo stecchito con la navicella stessa, parcheggiandoci in testa. Cose che non ti aspetti in un gioco del genere. Non ti aspetti nemmeno la libertà di poter uccidere fondamentalmente chi ti pare. Il primo NPC che trovi una volta sceso dall'astronave ti chiede aiuto, ti chiede: ehi, ho bisogno di te, mi potresti dare una mano? Certo! E gli spari in faccia. La libertà di poter andare dove vuoi, la libertà di seguire la quest che ti piace di più, la libertà di andare dietro alle cascate come in ogni videogioco e trovare dei ricchi premi. Insomma, un gioco che ti lascia la libertà giusta per un'esperienza più personale possibile. È così che potrei definire questo Outer Worlds. E ora direi qualcosa che non mi ha particolarmente convinto. Possiamo portarci dietro questi fantastici companion molto più profondi di un semplice NPC, appunto, come abbiamo detto, hanno i loro dialoghi, parlano col protagonista, parlano con altri NPC, ti danno delle trame, insomma, sono molto completi. E inoltre, oltre a darci una mano durante le sparatorie, potranno utilizzare delle abilità speciali, delle abilità speciali che spesso shottano i nostri nemici. Una cosa molto figa, che però ha questo piccolo difetto di avviare un'animazione ogni volta che viene attivato. Ora non so se questa cosa sia obbligatoria, però ogni volta che io gli dicevo uccidimi quello che c'ho fatica,
con questo italiano soprattutto, avviavano questa cutscene che fermava un po' troppo il gameplay ed è lì che si perde un po' troppo la parte figa action e si torna sull'RPG. Non è una cosa sbagliata a livello di titolo, di questo titolo, però smorza un po' troppo l'entusiasmo e insomma, capito, no? Non so ovviamente se questa cosa si può attivare o disattivare dai vari menu, però è una cosa più o meno secondaria che dipende dai gusti, i vostri, tipo. Ovviamente gioco di ruolo significa avere anche tante diverse abilità che potremo ovviamente andare a infilare nel menu. Il menu di infilamento abilità, una cosa che abbiamo inventato noi quest'anno, una cosa di cui andiamo molto fieri e che stanno utilizzando un po' tutti nel mondo del gaming. Tante abilità e gadget che, come detto prima, so che sta iniziando a diventare un po' ripetitiva questa cosa, ma libertà sta alla base del titolo. E infatti avremo la libertà di scegliere che tipo di approccio dare al nostro personaggio, farlo stealth, farlo tank, farlo cecchino, farlo non cecchino, farlo melee. Insomma, tante abilità che ci permettono di trasformare e plasmare il protagonista come più preferiamo. Una libertà d'azione che viene data non solo per quanto riguarda l'avventura, ma anche per quanto riguarda il vestiario, completamente personalizzabile, le armi personalizzabili. Le armi ovviamente hanno il loro tempo di utilizzo, nel senso che più utilizzi un'arma più si rovina, ma puoi trovare armi simili per potenziarla, armi simili per aggiustarla, insomma molta varietà anche sotto il punto di vista armi. Lo so, probabilmente vedendo le immagini di quest'anteprima direte però graficamente non stiamo gridando al miracolo. È vero, però è anche vero che un'esperienza di questo genere con così tante possibilità non sempre vengono date a noi videogiocatori, videogiocanti. Tanti mostri da uccidere, tante persone da uccidere con svariati tipi di armi, svariati tipi di armi melee, armi infiammabili, armi laser. Mi è piaciuto veramente molto e mi è dispiaciuto, devo essere sincero, dover smettere di giocare. Questa è una cosa che mi fa sbilanciare magari un po' troppo mentre parlo con voi di quest'anteprima, ma sapete che quando un gioco mi convince particolarmente mi va di dirvelo. Quindi non sono andato troppo approfonditamente nelle parti dove non potevo registrare. Le parti che ho registrato ve le sto mostrando in questo momento. Ho fatto una missione dove dovevo uccidere delle piccole creaturine, ma ci sono anche tante grandi creaturine. Ho trovato un mercante, anziché parlarci ho deciso di seccarlo. Non aveva molto di interessante. La nostra companion ci ha dato una missione che abbiamo seguito dall'inizio alla fine, che ci ha portato ad un altro personaggio che ci ha sbloccato nuove missioni. Insomma, wow! Non vedo l'ora di poter provare una porzione di gioco un po' più ampia per più tempo per potervene parlare oppure mostrarvelo direttamente in live. Io spero che questo video di anteprima vi sia piaciuto, spero di non essermi dimenticato, anzi molte cose sicuramente me le sono dimenticate, ma grazie alla magia del montaggio vi farò vedere tutto quanto oppure aggiungerò in post. Scusate sempre quest'ansia che mi viene mentre sto registrando questi video, ma purtroppo i tempi tecnici sono terribili, la telecamera mi si è spenta già due volte e io mi voglio uccidere. Ma mi è piaciuto veramente tantissimo Outer Worlds. Io con questo vi saluto e vi lascio ad un finale intrigante di gameplay e ci vediamo al prossimo video di anteprima nel divano delle anteprime. Entra. A posto? A posto.